E finalmente, dopo che me l'avete chiesto abbastanza in questi anni, parliamo dell'attacco dei giganti. Shingeki no Muori, il film. Ma perché voi volete che io faccia le puntate? Ma state fuori, so troppe. Iniziamo da questo. Poi in futuro magari farò i film, perché ne voglio parlare pure io, da anni. Altrimenti non ne parlerei manco di sto film, tipo Star Wars. Ma magari film, una cosa tipo Berserk, se può fa. Non so quando, non cominciate. Anche questo manga anime, chiamalo come te pare, di Isayama, lo seguo dall'inizio più o meno, come altri di cui ho parlato. Da quando disegnava, guarda, pure lui. E l'ho visto crescere. Lo vedi proprio migliorare nel tempo. Più The One, c'è da dire. A riprova, però, sempre come One, che la storia vale più dei disegni. Quello che c'hai da dire. Ma se disegni bene è pure meglio. E se disegni The Cristo, termine tecnicissimo dell'Accademia dei pezzi di carta imbrattati che leggi da destra verso sinistra, che te lo dico a fa? E poi, mo che c'ha la quarta stagione, massimizzo la monetizzazione. E appunto, deve finire l'ultima stagione. Io il finale lo so, ho letto il manga. It's the new, ho letto il libro. Non ve spoilererò niente. E cercherò di spoilerà poco della trama in generale, almeno della seconda parte. Però un po' di cose le devo dire. Quindi, Osho, se stai all'inizio. Inizio. Ultimissima premessissima, stavolta non starò qua a blastare il film come feci con quello di Netflix, di Death Note, per dire, ormai troppi anni fa. Ma il secondo non esce più. Siamo stati troppo cattivi. E un fettone, almeno in Italia, è pure colpa mia. Non lo fanno più sì? Meglio. Non lo voglio blastare troppo, perché Netflix era una produzione coi contro coglio. Lancia del tuono. E invece di solito questi film del sollevante, levate, sono più modesti. È come sparare su uno dalla legione esplorativa mezzo magnato. Ma che cazzo stai, non si fa. E poi il film è brutto. Te lo dico subito. Ma brutto in modo strano. Brutto in modo inquietante. Quindi è per farsi una risata. E per iniziare a parlare un po' di Out. Out! La storia attacca. Con ste cose, oh vedi. Madonna, ste schermate che te tirano in faccia l'oriente proprio. E questi chi sono? Zombie? No. Giganti. Pennelloni. Però alla fine i giganti cosa sono? Se non zombie ma grossi, che se mangiano l'umani, lenti, quasi tutti, che a una certa cicciarono fuori e attaccarono l'umanità con queste faccettine. Da vicini di casa che ti chiedono il sale. Ma chi cazzo l'ha mai chiesto il sale? Se qualcuno mi bussa per chiedermi il sale, io gli do fuoco a casa e poi ci butto il sale come cartaggine. Ma se lo ordini su Just Eat. Per rimanere in tema giganti, perché arrivano e se mangiano tutti. Più a sporto che Just Eat. Nessuno sa perché, nessuno sa chi è, nessuno sa dov'è la fonte di sta piaga. Fino a metà serie più o meno. E come sono nati questi giganti? Almeno fino a quasi alla fine della serie. Ma questo è il gigante sorridente! Quindi l'umanità si è dovuta rifugiare dietro a tre cinte. Tre cinta? Si dice al plurale? Fibbie de mura. Il wall sina, anche se mi risulta volgare asina. Ti lascia per. Il wall rose e il wall tuzia! Cita me in un video del Berserk, vabbè. Wall Maria! Dentro il wall sina è Dubai praticamente. Ci abitano i ricchi, compresa la famiglia reale. E tutti insieme sfruttano gli altri! Nel wall rose c'è la piccola media impresa, che sa cavano insomma. E nel wall Maria, gli expendables, i poraccetti, la periferia vera. Se scorgi bene ci trovi Cicalone che sta a fan video. Ma se te dice Popozella, può essere che nasci in una delle città esterne al wall Maria. Le città esca per raggruppare i giganti, perché sennò come fai a proteggere tutto il muro? Ed è proprio in una di queste città che la nostra storia comincia. Con Eren! No, questo chi è? Armin! Non è biondo, ci posso stare. Perché tutto sto film mi rendo conto che ha poco senso. Sono tutti asiatici, sono tutti Azuma Bito, quindi un biondo. Ma allora hanno conservato tutti i ricordi. Spoiler! Armin ci parla di Eren, sniccione. E la prima cosa che dice è che non riesce a tenersi un lavoro. Ma che cosa? Campa con reddito di città esca. Ma perché lavorano? Cioè, te l'ho detto, già parte proprio male. Panoramica del Vietnam, del distretto di Shiganshina. Armin si scontra con un vecchietto che non ho idea di chi cazzo sia e non lo scopriremo nemmeno perché poi vedi. Però già mi piscio dalle risate, ma chi è questo? Ecco pure Mikasa. Si sta riunendo il Golden Trio, il trio dell'Ave Magia del Wall Maria.
Vanno tutti insieme da Hagrid. Ma Oscar miglior film straniero, fanculo Parasite. Oh, però forse si salva un pochino. Primo piano di un falco a simboleggiare la libertà. Dai, potevano non mettercela. Già non mi aspettavo più niente da questo film. Perché poi transizione e te fanno vedere Eren Jäger, che significa amaro, no? Cacciatore in tedesco. Voi siete le prede e noi cacciatori. Tu ricordi? Ok. Mentre Reiner significa soldato in tedesco. Perché Isayama ce l'ha coi tedeschi? Perché un po' tutta sta storia sembra. Isayama? Nostalgia dei vecchi assi tripartiti? E la sciarpa ce l'ha lui! Bene, togliamo l'oggetto fondamentale di Mikasa. Ma quindi non è successo tutto il bordello con la madre qua? In sto film non è che cambiano delle cosette, questo è proprio un multiverso. Non lo so, non riesco a incazzarmi con sto film, guarda. Ma comincio ad avere anche paura, perché si sono incontrati vicino a una bomba inesplosa. Non sotto un albero? È tutto post-apocalittico, Fallout 3 e Megaton? Ridai a discutere di Eren che perde lavori. Scansa fatiche! Ok, che non voglio piammela, ma qua stiamo a sgravare. Perché Eren è un checco zalone asiatico? Perché non è contento di questa vita imprigionato? Ed è qui che Armin gli fa vedere il libro con tutte le immagini del mondo, dell'oceano, il suo sogno di vederlo. Sogno di cui Eren si approprierà. Classico amico che non gli è poi di niente, che poi vuole far lui. Pure lui ha sempre stato il suo sogno. Ho sempre voluto vedere l'oceano, le vasche da bagno gargantuesche. Ma non sapevi manco esistesse fino a 5 secondi fa. Questo gli sta a far vedere? Il libro? No! Che cazzo è? Non te lo dicono nemmeno, non ha un uso. È il disturbo avvicinato 12 Pro. Vabbè, Eren qua nemmeno vuole uscire dai mura. Vuole andare nel distretto interno, dai ricconi. Ma questo non è Eren, questo è Gian. Panoramica delle mura. Che pensavo peggio, mentre disquisiscono sulla libertà. Però sei pazzo, sì. Ma è una parodia sto film. Ma hanno i diritti nel 2015 per fare una cosa del genere? Per calciare a bomba. Che se proprio ci voglio vedere qualcosa, se veramente il regista, gli sceneggiatori hanno un'anima, stanno facendo il paragone bomba atomica potere dei giganti, che praticamente sono armi di distruzione di massa. Soprattutto il gigante grosso, lui proprio quando si trasforma esplode. Questo mi vuoi dire? Voglio crederci, guarda, voglio crederci con tutte le mie forze. Però ragazzi, qua continuiamo a volare peggio dei falchi che se sflescia Eren. Perché col calcio, il calcio, potenziale distruzione della città, è de trama. Perché così butta via lo schif che ci stava sopra e scopre una donna in costume. Che giustamente sta in spiaggia. Non è Holly Eldia, con l'oceano dietro. Così cominciano a parlare dell'oceano. Perché hanno visto una macchia soft porn. Avessero visto un secchio, partiva il discorso sull'oceano. Ma quindi già lo sanno che è l'oceano. Tutti. Non è che glielo spiega Armin. Chissà se quell'uccello avrà visto l'oceano. Citte. No, sto prendendo una brutta china. Che cazzo staccate dopo, vuoi vedere? Cosa, l'oceano o l'uccello? Specifica! E l'hai sorpresa! Incontriamo finalmente i soldati dell'umanità rimasta. Il corpo di guarnigione dovrebbe essere, dal simbolo, coloro che si prendono cura delle mura a difesa dei domini degli uomini come i costruttori dei guardiani della notte. Poi c'è l'armata ricognitiva, le ali Fausto della libertà, dove stanno quasi tutti i protagonisti, quelli che vanno de faccia contro i giganti, morono peggio della dignità di chi fa le battute dell'altro, come i ranger del trono di spade. Ci facevo i memini, ti ricordi? Ma Isayama è fan di Gotte, ha rivelato poi. Quindi non erano solo memini. Come Mikasa è ispirata a Casca. Mikasa poi l'ha detto pure lui. Perché me dovete dare retta? E Eren da chi avrà preso? Infine c'è la gendarmeria, quelli che vivono al calduccio nelle mura più interne, vicini vicini al re. Un bel po' Star Warsina, solo in pochissimi ci possono andare. Nei guardiani della notte sarebbero nessuno, perché nessuno vive bene nel trono delle spade. Quello che ci si avvicina di più è la guardia reale. Oliveren e co sgattaiolano dietro il corpo di guarnigione. Ma ecco la tragedia di Mikasa, come ottiene la sciarpa.
Tieni. Aveva freddo. Cimelio per mi casa, signori. Gliela butta così come uno straccio. Mi avete trasmesso gli stessi sentimenti della scena originale, ragazzi. Vabbè, scavarcamo. Ma non abbiamo pagato il biglietto. Il biglietto si paga con la vita se scavarcamo. E se ci beccano? Te pare che ci beccano? Alto là! Li beccano. Ma la guarnigione non è che li manda via per la loro sicurezza, dove andate? So pure i ragazzini. Ma sono talmente cattivi che mo si mette in mezzo Kim Jong-un per difendere i nostri eroi. Segue Rissone con le guardie senza senso. Gabbio a vita per Eren. Se non esecuzione. No, lo salvano. Chi lo salva? Hans! Ce l'hanno messo! Che somiglia a Kim Jong-un! L'avevo preso! E non so se mi sta bene il fatto che si salvino, perché è raccomandato. Ve l'ho detto, non è così tesa la situazione con le guardie. Non fosse stato amico di famiglia? Trattamento Faye Jaeger. Scopriamo che pure lui voleva far galletto con tu madre, Eren! Come te stai a fa con Mikasa? Non lo sto a fa. Lo stai a fa. No! Perché i galli non volano! E io voglio le ali della libertà. Comunque tuo padre rimorchiava di più. E me la fregò. Ah, tutto giusto, eh. Ma quello è Kit. E Piton. Non sei te. Hanno unito i personaggi. Va bene. Eren però si incazza. Te credo. Scopre che Hans ci ha provato con la madre. Ucciderò tutti i gendarmi. Io so da guarnigione. Ma per fa la rima, te dico che sto organizzando una spedizione. Ma ci dovrebbe andare la legione esplorativa? No, perché? Perché non esistono. Scherzo. Li creo io adesso. Non c'è Griffiths. Non c'è Erwin in sto film. Hans, capo della regione esplorativa. Questo è Attack on Titan What If. Andiamo de fuori, yeah! Ma qualcuno ha da ridire. Perché proprio adesso esce fuori il gigante colossale! Ciao Bert! Che devo dire? Caruccino, dai, dai! Questo è il gigante più grosso che c'è. È il gigante gigante. Gigante a seconda. In teoria dovrebbe sfondare la porta, il pezzo dove le mura sono più deboli, con un piede che è uno zoccolo di gnu. Qua sfonda proprio tutto. Crepa tutte le mura. Sta buono. C'è spoiler i tuoi cugini. Con il calcio il gigante crea tutta una asteroidata dei detriti. Quindi bordello. Hans però prepara il contrattacco per quello che verrà dal buco creatosi. Ma un beta cerca di scavalcarlo. Pam! Cosa sta arriva? Gli spilungoni! Che fanno abbastanza cagare sotto, devo dire. Un po' fanno ride, ma un po' mi piacciono. Sta scena me lo sta trasmettendo paradossalmente. Il feel, quella paura sia dell'ignoto che di loro. Olio cuore. Oh, ma questo è il gigante che si vede ogni tanto pure con Mike. La guarnigione li sbombarda che manco Sea of Thieves. Ma i giganti gli devi fare lo scappellotto per ammazzarli. Full! Quindi dopo le cannonate si rigenerano. E via col primo magnato del film! Da qui in poi è tutto un all you can eat. Hanno anche messo la scena dell'uomo più intelligente del corpo. Questo, te lo ricordi? Come puoi aver notato, qui stanno mischiando tutti gli eventi, tutte le linee temporali. Ma non ti preoccupare, dopo peggiorano, eh. Eren corre a controllare casa sua per vedere se mamma sta bene. Ma te pare che mo tra tutti quei meteoriti uno ha preso casa mia? E che cazzo? Ma t'ho detto non ti preoccupare, l'hanno tagliato. Hanno saltato tutti i pezzi col padre. La cantina, per mettere la sottotrama di lui disoccupato. E mentre corriamo assistiamo al delirio vero. Se magnano tutto. Cogliendo l'occasione per fatte vedere quanto Eren sia bravo. Perché salva una madre con ragazzina. Da sempre la coppia migliore da salvare per qualsiasi protagonista. Dopo la principessa. Ma Eren che fa? Pia madre e lascia la neonata. Mikasa giustamente gli dice che cazzo fai? Ma così rimane fuori da un rifugio. Non è che stanno da madre. È un rifugio antiatomico, antigigantico. E indovina chi arriva adesso? Il gigante sorridente. Il gigante Mentadent. Che qua non è che sorride, se taglia proprio. Il gigante Joker. Che te lo giuro, non farlo film, non farlo. Perché sale la musica? Perché Mikasa c'ha un ragazzino in braccio? È Mikasa, non la Madonna. Ed è inerme. Questa mena non porge l'altra guancia. Questa te la taglia la guancia, te sfregge a vita. Perché il gigante sorridente si ferma? Tatakai?
Ma non ci voglio credere che abbiano tagliato Mikasa così. Eren cerca di uscire, ma tutti dentro il rifugio fanno no no. Fermo, fermo. Allora si ferma e poi ci riprova e tutti fermi. Ma che è una sitcom? Quando esce, i giganti sfondano il rifugio e scopriamo che il corpo di Mikasa non c'è sta. Allora può essere non ancora morta, perché non ci voglio credere che hanno svaccato a sta maniera. Eren se ne va disperato, unico sopravvissuto. Che culo, sì, almeno due, tre. No, unico. E si allontana. Ma quindi Mikasa? Due anni dopo. Ma che due anni dopo? Ma il gigante corazzato, il gigante tancone, niente. Ma soprattutto, gigante sorridente. Ma perché hai mangiato Mikasa? Te dovevi mangiare la madre di Eren. E io t'avrei fatto brava. Tutti a vedere sta scena e a fare no, no, gigante cattivo. Pure Eren e pure io. Prima di sapere che se c'è qualcuno che se deve mangiare tu madre è sto gigante. Han fame, tu stai, te nascondi sotto la casa, eh? Pensavi non lo scoprissi. Ammo piagni, ci potevi pensare prima. Rovina famiglie, lui è mio. Vabbè, due anni dopo, la legione esplorativa in realtà. Sasaki-yo, da babori ammazzati, bro. Spieghino di quello che è successo. Cioè che hanno dovuto abbandonare le terre del Wolmaria perché sono riusciti a imboccare. Tornano con la trama seria. Dopo avergli dato delle caracche micidiali. Ma ok, tra i promossi di quest'anno c'è Eren, che in teoria allora in sto film sono i primi, mentre in realtà la divisione di Eren è la 104. E giusto la 104 poteva essere con Eren dentro. È tutto un sogno nella capoccia di Eren che non sta bene. Ma mi sa che questa è sia la promozione che la missione per riparare la breccia del Wolmaria. E tu chi sei? Sei tu, Erwin? Sei l'unico biondo che c'è? Mi scus, ma sembra più Pixis. No, si chiama Kubal. Ma chi è? Levate. Vediamo un personaggio che conosciamo. Angizoe. Il, la, asteris, rappresentante del gender fluid de st'anime manga. E non è una battuta. Qua è rappresentata femmina. Eppure nell'anime, in teoria. Ma nel manga non si sa se è maschio o femmina. E Isayama ha detto che non è importante. Provaci. Tenta la fortuna. Spiega gli aggeggi della manovra tridimensionale. Bene, bene. Stavo cominciando a pensare che avessero tagliato pure quelli. Ma invece è Ange che cerca di tagliare le capocce della gente. Martellon. Mo partono per unirsi al capitano. E chi sarà? Sarà Levi? No. Non è Levi. Te levi. E levai. Te ne vai. Io ho sempre chiamato Levi. Levai. Ma che è un nome al passato. Comunque non è lui. Manco il capitano. Ma Shikishima. Tutti ci rimangono. Shikishima, wow. Shikishima. Harry Potter. Shikishima. E che cazzo è? Ma che ne so. Passiamo una panoramica degli altri componenti del centro quattresimo. Come Sasha, detta ragazza patata. Ma non nel modo sessista. Che qua, perché vogliono cambiare proprio tutto tutto, è schifata dai genitori. Non ti sei mai resa utile. Ma cosa? Raccogli i soldi. Ma che ci fa con i soldi? Non può corrompere i giganti. Jean. Furia cavallo. Il mio personaggio preferito! Perché a me piacciono questi complicatelli. Lui parte tutto snobbettino, che vuole flexare, gang, Dubai, mura interne, ma poi mette in dubbio tutto e diventa un leader. Qua, invece, se deve vendicare. Il padre Nick Fury lo supplica. Non si sa di cosa si deve vendicare. Non è Annie! Ma fa parte del clan. Ma quale clan? L'hanno raidato a rosicato. E riecco pure Armin, protagonista di una scena proprio. Armin! Perché prima è triste, perché al ritorno nessuno sarà qui ad aspettarli. Sempre meglio dalla madre di Sasha. Finché un piccolo Jonathan random, senza supervisione di adulti, di chi è sta gnappetta, gli dona sempre random un pupazzetto de boh, un sorcio. Così a lui gli ripia bene. Doveva essere tipo un Eren bambino fan della legione. Ma non si capisce. Pausa pranzo. E chi te rispunta fuori imbriaco? Hans. Sì, lo incontriamo ubriaco Hans, ma prima, impresa bene. Ma questi per scrivere sto film hanno aperto i capitoli a caso e hanno mischiato. È impresa male, sicuramente perché non è riuscito a difendere la città. Non sono riuscito a difendere la città. Siccome gli vogliono bene, gli dicono pure che Mikasa è andata. Ma lo volete sopra dalle mura a far volo d'angelo senza ali da libertà proprio? Quindi Eren prende una decisione irrevocabile. Eren, lui ucciderà tutti i tizi grossi. Ma no, per la madre. Per Mikasa. Anche se pure la madre è morta a questo punto. Ma sti cazzi. Per Mikasa.
E qui la domanda mi sorge spontanea: come cazzo sopravviverai senza Mikasa che te salva ogni 3 puntate? Vedremo. Il sogno di Hans qui non è ritornare alla pace un po' mollacciona di prima, il re sarebbe fiero di te, ma è morire come gli Spartani per ricongiungersi alla sua famiglia. E dove sta? Aspetta, lo so. Oh, Jensen, possiamo smetterla con le cose a caso? No, perché il piano per attappare le mura, come spiega Armin, non è Eren che si trasforma in gigante, perché nessuno sa niente, ma fa esplode un pezzo di muro. E il culto delle mura deve sta muto. Esplode un pezzo sopra e attappa a quello sotto. Fanno un balconcino sulle mura, perché sarà sempre più alto dei giganti. Cheat. Eccetto il colossale che hai visto pure te. Quello poi scavalca proprio. Ma te l'ho detto, non c'è da incazzasse. C'è solo da vedere dove vanno a parà. Sono curioso ormai. Ma siccome il piano lo sta a spiegare con purè de patate, Sasha è interessatissima. Introducono Gian facendogli fare il bullettino e dicendogli pure una verità del film, cioè che i soldi di prima non erano per Sasha, o meglio sì, ma per i genitori che l'hanno venduta all'esercito, perché qui te ce vendono se sei disoccupato, come tutti l'altri. Aridaglie coi disoccupati. Questo è il lavoro che vanno trovato. E non puoi rifiutare. Mangime per gli allampanati. Questo siete. Il mangime non la prende bene. Ah! Anna! Questi sono Anna e Franz. Salutiamoli. Adesso che possiamo. Ma che c'ha Gian? Non si calma. È incazzato perché è morta Mikasa. Non è vero! Eren cerca di soccorrere Armin o di farlo uccidere. Le domande importantissime che ci hanno accompagnato per tutto il manga. Vallo a scoprire, Eren del film. Vai, senza dispositivo tridimensionale stampante 3D. Vai, pare una cazzata. Ma glielo chiede perché lo sciocca, che è un fanfarone, che non ha mai visto il gigante e nemmeno una ragazza. A me invece me l'hanno magnata davanti gli occhi. Fortunello! Sti due si scanneranno fino alla morte. Come andrà il piano de distrugge le mura per riparare le mura? Cos'altro cambieranno in questo film? E soprattutto, i giganti hanno i capezzoli? Vorrei rispondere adesso. Ma oh, siamo già arrivati al 31 gennaio e io qualcosa devo far uscire entro fine mese rosico. Quindi, fine parte 1! A presto, ciao ciao! Mi sto rinfognando, porca!